Bentornati sul canale con questo nuovo video. Oggi vorrei presentarvi un sensore touch che ho scoperto navigando tra le pagine di AliExpress, che serve a comandare le strisce LED in modo da accenderle, spegnerle e cambiarne la luminosità. La cosa bella di questi sensori è il prezzo, come si può vedere veramente irrisorio. Io ne ho ordinate in due versioni. Questa e questa. La prima completa dei quattro cavi di collegamento, questi due rosso e nero da collegare all'alimentatore e due da collegare alla striscia LED, quindi veramente semplicissimo. L'altra versione invece, questa, ha solo la scheda con la placchetta che è il sensore, a cui vanno saldati i quattro cavi. Adesso magari lo vediamo più da vicino. Qui abbiamo V-, V+, LED- e LED+. Entrambi questi sensori funzionano da 3,7 a 24 volt, quindi coprono un po' tutte le strisce LED sul mercato e secondo le specifiche dei negozi il primo eroga fino a 2,5 ampere, mentre il secondo fino a 4 ampere. La cosa interessante di questi piccoli sensori è che possono essere incollati al di sotto di una superficie, una lastra di plastica, acrilica, del vetro, cartone, degli specchi, spessi fino a 4 mm. Quindi possiamo utilizzarli anche nascondendoli senza la necessità di toccare direttamente la placchetta metallica. Adesso vorrei fare una prova pratica provando diversi materiali e vedere come si comporta. Praticamente diventa un sensore unico tutto il lamierino. Come ultima prova vorrei testare come si comporta dietro un vetro. Funziona. Bellissimo. Allora, ho saldato anche il secondo sensore e vorrei fare un po' di prove, le stesse prove che ho fatto con il primo.
Questo mi è sembrato più rapido sia nel dimmer che nello spegnimento e accensione. Come ultimo test utilizziamo di nuovo la lampada di vetro. Bene, siamo arrivati alla fine del video e per concludere, questi economicissimi sensori ci permettono di poter costruire lampade fai da te, comandare strisce LED in cucina, in armadi, negli espositori e in tanti altri posti. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi, se già li conoscevi. Lasciami un like se questo video ti è piaciuto, se ti è stato utile, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! We'll be right back.